Grazie Stefano. Buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati. Signor Presidente della Camera, Segretaria Generale, colleghe e colleghi, signore e signori. Un anno fa, in occasione di questa cerimonia, eravamo all'avvio della legislatura, con Parlamento e Governo che muovevano i primi passi dopo lunghe settimane di incertezza alla luce dell'esito elettorale delle politiche di marzo. Oggi ci ritroviamo con molte novità in Italia e in Europa, dettate da un altro appuntamento con le urne, le europee del maggio scorso. Gli equilibri politici sono cambiati da noi e nel continente, anche se con effetti istituzionali necessariamente differenti, vista la natura del voto. A Roma, il ribaltamento in termini di consensi tra le forze di maggioranza ha accentuato le fibrillazioni interne e abbiamo tutti, qui dentro, imparato a memoria in che giorno cadono le domeniche di settembre per far di conto a ritroso e collocare la ben nota finestra elettorale. Ormai ci siamo, a quanto pare questa finestra, almeno quella di settembre, resterà chiusa, salvo colpi di scena. Poco tempo fa, Presidente, ha detto in un'intervista a Repubblica, è difficile che il governo vada avanti senza Conte, a quel punto si dovrebbe rifare tutto. Nell'eventualità di una crisi, vede comunque all'orizzonte solo il voto o pensa sia percorribile e come la valuterebbe l'ipotesi di una maggioranza diversa da quella attuale? A Bruxelles, intanto, si sta completando il ricambio dei vertici comunitari, frutto di equilibri politici non stravolti, ma in ogni caso più articolati e mobili. Proprio in queste ore, ne stavamo parlando poco fa, l'Europarlamento è riunito per esprimersi sulla presidente designata della Commissione, che ha illustrato pochi minuti fa un ampio programma di lavoro, parlando di economia, di migranti, fino ai temi ambientali. Cosa si aspetta dall'assetto che si va definendo? E come vede il ruolo dell'Italia, il suo posizionamento nell'Unione e anche fuori, in mesi così nervosi e fluidi rispetto ai rapporti con i grandi attori mondiali come Stati Uniti, Cina e Russia? Nella dialettica con Bruxelles si inserisce il tema delle misure di politica economica e dei loro limiti. Scongiurata la procedura per debito, si è aperto il cantiere della legge di bilancio per il 2020. Lei, Presidente, ha aperto alla riduzione del carico fiscale, chiedendo però di non intaccare i servizi pubblici per finanziarla. Quali ritiene le priorità di intervento in questo campo e pensa che l'esecutivo dovrebbe in ogni caso muoversi nel rispetto dei vincoli comunitari? A proposito di Europa, in questo contesto si consumano ancora scontri attorno all'accoglienza dei migranti e in Italia la lacerazione politico-istituzionale sembra acuirsi. Ha cercato, Presidente, di richiamare tutti al rispetto delle regole e dei principi di legalità, ma anche di solidarietà. Eppure, un approccio equilibrato e sereno al tema sembra quanto mai lontano. Nel frattempo, la Camera sta esaminando il decreto sicurezza bis, che porta ulteriori novità in questo campo. Quando si votò il primo decreto sicurezza, alla fine del 2018, non era in aula, Presidente. E spiegò poi che non si trattò di un'assenza casuale. Cosa farà questa volta? Proprio in relazione al tema dei migranti si è consumata una ruvida polemica riguardo al lavoro dei giudici, già al centro dell'attenzione per l'inchiesta che è arrivata a toccare il Consiglio Superiore della Magistratura. Si torna a parlare di riforma della giustizia, di tempi dei processi da tagliare, di nuova organizzazione del CSM e di intercettazioni. E quest'ultimo aspetto naturalmente impatta in via diretta sul nostro lavoro di giornalisti. Un altro dossier aperto da tempo e che sta procedendo, anche se a fatica, è quello delle autonomie regionali differenziate. La richiesta di un esercizio più decentrato di alcune competenze previsto in Costituzione si confronta però con altri principi fondamentali, come quelli di solidarietà ed equità tra aree più e meno ricche del Paese. Si avvicina forse il momento dell'esame parlamentare, delle intese che saranno siglate tra Governo e Regioni. Cosa pensa di queste iniziative e quali ritiene debbano essere i poteri e i limiti del Parlamento in merito? Nel frattempo procede l'iter delle riforme costituzionali avviate in questa legislatura, la riduzione dei parlamentari e l'introduzione del referendum propositivo. Quest'ultima sta andando avanti più lentamente ed è stata oggetto di diverse modifiche, mentre la prima, la riduzione dei parlamentari, ha appena ricevuto il secondo via libera del Senato.
Sono innovazioni che la convincono? E che tempi di esame prevede qui alla Camera? Non teme che la riduzione dei parlamentari, in particolare con questa legge elettorale, possa intaccare il principio di rappresentanza democratica, visto che l'Italia diventerebbe uno dei paesi europei con il numero più elevato di elettori per ciascun eletto? Accanto al tema istituzionale torna a porsi negli ultimi giorni quello dei partiti e del loro finanziamento. La Procura di Milano indaga per corruzione internazionale in merito alla vicenda dei presunti legami tra Mosca e uomini della Lega. Dall'opposizione chiedono al ministro Salvini di riferire in Parlamento, mentre si fa strada la proposta di una commissione d'inchiesta proprio sul tema del finanziamento alle forze politiche. È inevitabile sollecitare anche su questa vicenda una sua considerazione. Quanto all'andamento della macchina amministrativa di Montecitorio, l'ultimo bilancio mostra una progressiva riduzione delle spese. Sono stati tagliati i vitalizi, mentre sono in arrivo nuovi concorsi. La macchina si muove, insomma, anche se resta il tema della centralità del Parlamento, che ha posto come suo obiettivo sin dall'inizio della legislatura. Le opposizioni lamentano un ripetuto disallineamento rispetto al calendario dei lavori, che a volte fa procedere a singhiozzo l'attività dell'Aula. Di recente, poi, lei ha scritto al Presidente del Consiglio, evidenziando il fatto che il ricorso assiduo ai decreti-legge può produrre, e cito, un'alterazione del fisiologico assetto costituzionale dei rapporti fra governo e Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa. Ricordiamo l'andamento della sessione di bilancio dell'anno scorso, con una forte compressione dei tempi di esame parlamentare. Come valuta complessivamente la situazione e ha in mente iniziative per rivedere l'organizzazione dei lavori e la tutela delle prerogative parlamentari? Siamo a noi, al nostro lavoro di giornalisti. Non è un periodo facile nel mondo e in Italia. Eppure, mai come ora, l'informazione, quella vera, indipendente, accurata, ben distinta dalla comunicazione e dalla propaganda politica, è un bene necessario, un faro per guidare i cittadini a compiere scelte ponderate, consapevoli. Nel buio dell'informazione, la democrazia è destinata a morire, potremmo dire prendendo a prestito il motto di un grande giornale statunitense. Oppure, aggiungo, a cambiare natura, senza che nessuno o quasi se ne renda conto. Questo ci assegna grandi responsabilità personali come giornalisti, che ciascuno deve sentire e credo ciascuno di noi senta. Ma il nostro rigore, la nostra passione da soli non bastano. Se si riconosce un ruolo così rilevante all'informazione, e la Costituzione lo fa, si pone il tema di un sostegno pubblico al settore, trasparente, equo, ma allo stesso tempo congruo e stabile. Non si può partire dai tagli, riteniamo, per aprire il cantiere della riforma dell'editoria, mentre molte testate sono già in difficoltà e alcune rischiano concretamente di chiudere a breve. In questo contesto opera la stampa parlamentare, che mi onoro di presiedere. La collaborazione con la Camera è fondamentale e voglio qui ringraziare per alcune iniziative degli ultimi mesi che ci aiutano a svolgere meglio il nostro lavoro, per esempio la sostituzione dei computer in sala stampa qui alla Camera e l'imminente installazione sugli smartphone dei giornalisti della app Geocamera, utile per un accesso più semplice e rapido alla documentazione istituzionale. Saluto e ringrazio il Collegio dei Questori, l'Ufficio di Presidenza, la Segretaria Generale Lucia Pagano e con loro tutta l'amministrazione, in particolare il Vice Segretario Fabrizio Castaldi e i colleghi dell'Ufficio Stampa, con i quali abbiamo un rapporto consolidato e proficuo. Nei recenti momenti di interlocuzione, come quello avviato nel Comitato per la Comunicazione della Camera, abbiamo proposto di snellire alcune procedure di accesso agli spazi di Montecitorio, non solo per i cronisti. Siamo soddisfatti di come si sta procedendo. L'accesso fisico e documentale alle fonti di informazioni resta, da oltre 100 anni ormai, la nostra missione cardine, il nostro impegno quotidiano. Quanto ai giornalisti videomaker, c'è piena disponibilità a collaborare da parte nostra nel rispetto delle regole associative. Un saluto va anche a cameraman e fotografi, nostri abituali e preziosi compagni di lavoro. Cerchiamo anche di aprirci ai giovani che si affacciano alla professione. Per questo siamo molto contenti oggi di avere con noi il vincitore della 3ª edizione del premio Roberto Landucci, che dovrebbe essere in sala.
eccolo, Andrea Ciociola. Si tratta di una borsa di studio intitolata alla memoria del nostro collega e amico, scomparso prematuramente nel 2015, indirizzata agli allievi delle scuole di giornalismo. E saluto Anna e i familiari di Roberto che sono qui in sala. Prevede questo premio la possibilità di svolgere uno stage di 3 mesi presso l'agenzia Reuters, la testata dove Roberto lavorava. Ringrazio in particolare quest'anno la direttrice Giselda Vagnoni per la disponibilità mostrata. Il vincitore della 3ª edizione, l'ho detto, è Andrea Ciociola, allievo della scuola di giornalismo Walter Tobagi di Milano. Saluto anche Alessio Fantoni, allievo dell'Accademia di Belle Arti di Verona, che abbiamo deciso di invitare e premiare con una menzione speciale per aver realizzato un ventaglio sperimentale nelle forme e nei materiali. Mi avvio alla conclusione, Presidente. Il ventaglio che le doniamo è opera di Giulia Carioti, allieva dell'Accademia di Belle Arti di Roma, tra le vincitrici del concorso promosso tra tutte le accademie d'Italia e organizzato assieme a quella di Roma, e saluto la Presidente D'Achille. Un lavoro nato da una ricerca sui busti del Gianicolo, ci spiega l'artista, realizzati per ricordare i giovani eroi che nel 1849 parteciparono all'impresa della Repubblica Romana, seguendo Garibaldi nel sogno dell'unità d'Italia. Giulia ha cercato di avvicinarsi al sentimento che li ha portati a quella scelta coraggiosa. Lo definisce lontano quel sentimento e quasi incomprensibile oggi, ma pieno di valore e di senso. E il suo tratto giovane e brillante ce lo restituisce, mi pare, in tutta la sua vividezza. Non mi resta che augurare a lei e a tutti i presenti una lieta pausa estiva, prima di procedere alla consegna del ventaglio e al suo intervento, naturalmente. Grazie.